Buonasera a tutti gli amici di Cristiani Today, benvenuti a questo appuntamento. Questa sera parliamo di un santo, della vita di un santo, San Giustino de Jacobis. E ne parliamo insieme a Don Antonio Mattatelli, sacerdote esorcista della diocesi di Tricarico, e conosceremo meglio la sua vita e il suo carisma. Benvenuto Don Antonio. Bentrovati, è sempre un piacere per la gloria di Dio e per la conoscenza di questo grande santo lucano, questo santo della Basilicata. Stiamo facendo questa carrellata preziosa di santi della Basilicata e devo dire che è sempre importante conoscere i santi. Si sta diffondendo una tendenza tra i cattolici a considerare la devozione ai santi quasi un qualcosa di superfluo, sì, è vero. Di facoltativo, magari di non necessario, qualcosa in più, insomma di lecito, ma che non ci riguarda più di tanto. Invece no, a parte che loro possono pregare per noi, e quindi c'è l'intercessione, c'è l'aiuto dei santi, ma a parte questo, l'esempio, ed è importante nella nostra situazione in cui si trova la Chiesa attualmente, comprendere che ci sono delle glorie nella Chiesa, dei personaggi che hanno avuto una vita veramente assimilata a Cristo, hanno avuto diciamo uno spessore immenso, per cui non ci sono solo gli scandali, i cattivi esempi. Meno male. Molti pensano così, ma la devozione ai santi ci fa comprendere che la Chiesa è santa e peccatrice allo stesso tempo, ma c'è una parte della Chiesa che è veramente santa e che è splendida, che emana un fascino, un profumo che ci riporta a Cristo in continuazione. Io alla fine di questo mio intervento leggerò un testo di San Giustino de Jacobis. San Giustino de Jacobis, un santo poco conosciuto, no? Sì, infatti ti dico la verità, è la prima volta che io lo sento dire, non lo conoscevo prima. Il suo unico torto è quello di essere poco conosciuto, forse i tanti lucani hanno questo strano destino. Beh, infatti, ripeto, non l'ho mai sentito dire, però mi sono incuriosita andando a leggere qualcosa di lui in preparazione a questa puntata e devo dire è un santo davvero interessante. Infatti ti chiedo chi è San Giustino de Jacobis e in che epoca è vissuto? Sì, è un grande missionario, un religioso vincenziano, quindi della congregazione fondata da San Vincenzo dei Paoli nella Francia del primo Seicento. Questi missionari fondati da San Vincenzo di solito sono chiamati lazzaristi, ma sono propriamente detti preti della missione, perché San Vincenzo dei Paoli, che è campione della carità, no? Non ti sento. Caritas, le dame della carità. Ebbene, lui fondò questa congregazione per avere dei missionari disponibili ad andare nei paesi più disagiati, nei centri agricoli dove gli altri missionari non volevano andare, e inoltre per aiutare i poveri e per formare i sacerdoti, quindi loro curavano soprattutto i seminari. E San Giustino de Jacobis è uno che è appartenuto a questa congregazione. Lui nasce a San Fele, un paese del Vulture Melfese, della diocesi di Melfi qui in Basilicata, e nasce, pensa un po' Rita, adesso il 9 ottobre 1800, cioè oggi per il compleanno, ma non è stato ricercato da noi questa data. Sì, no, infatti, perché l'abbiamo scoperto proprio stamattina. Sì, io rileggendo un po' quello che dovevo dire mi sono accorto che oggi è il 9 ottobre. E quindi lui, che è un grande missionario, cade proprio come il cacio sui maccheroni, come si suol dire.
Parliamo del mese missionario, Papa Francesco parla sempre di ritrovare lo slancio missionario della Chiesa. Ebbene, lui è il settimo di 14 figli. Famiglia numerosa. Sì, il papà si chiamava Gian Battista e la madre Giuseppina Muccia. E appartenevano a una famiglia benestante di questo paesino. Intorno ai 13 anni emigrano a Napoli, quindi sono lucani, ma poi se ne sono andati a Napoli. Sì. Come facevano le famiglie nobili di una volta, anche per far studiare i figli, no? E lui inizia a studiare, è un giovane, un adolescente intelligente, ma anche molto spirituale. Come padre spirituale, è un padre carmelitano, padre Mariano Cacace, il quale però lo indirizza, e questo è significativo, nel senso che non è che uno, solo perché appartiene a un ordine, tutti i giovani che trova li deve far entrare nel suo ordine. Beh, certo, non è che è diciamo un obbligo. Deve capire il carisma, capire l'ordine religioso che più fa per lui, e quindi lo indirizza verso i vincenziani, i preti della missione, i lazzaristi, chiamati in tanti modi, il cui obiettivo, il cui carisma è quello di formare i ministri, quindi nei seminari, e di evangelizzare i poveri. San Infatti dei Paoli, lui c'aveva poi un debole per i poveri e gli ammalati, soprattutto. Un grande debole. E lui, diciamo, viene ordinato ad Oria, in Puglia, si sposta in diverse case, però una volta diventato sacerdote nel 1824 inizia a fare tutta una serie di missioni popolari con un'attenzione particolare ai poveri e con una grande capacità comunicativa. Ma quindi, tra, diciamo, la chiave, se così si può dire, che gli ha fatto, che lo ha aperto a questa vocazione sacerdotale, qual è stata? È stato l'amore ai poveri e la tensione verso la santità sacerdotale, proprio come San Vincenzo dei Paoli, il campione della carità. Tra l'altro, nel 1836 scoppia a Napoli, prima a Napoli periodicamente scoppiava sempre il colera, no? Sì, si moriva. L'ultima volta mi pare nel 1973, per fortuna adesso è stato debellato, ma nel 1836 lui si getta a capofitto nella cura dei colerosi, delle persone contagiate dal colera, senza badare alla sua vita, alla sua salute. Lui era anche di sana costituzione. Pensate che in quell'anno a Napoli morivano 100 persone al giorno di colera. Mamma mia, un gran numero. È proprio un flagello del Signore. Lui prendeva tutte le precauzioni necessarie e nella sua esperienza missionaria, nel periodo che passerà in Africa, lui sarà preparato durante le epidemie che colpiranno poi l'Africa. In questo periodo lui perde anche entrambi i genitori. Li perde a causa di cosa? Non il colera, ma perché, allora, insomma, per la vecchiaia, per mali collaterali. Però che cosa succede? Che vai, viene la voce, purtroppo. Mentre lui ricomincia a predicare le missioni, viene richiamato a Napoli perché il Papa di allora, Gregorio XVI, aveva una grande attenzione verso le missioni e quindi voleva aprire una missione nell'Abissinia, come si diceva allora, l'Etiopia, come diciamo adesso. In realtà le zone in cui si svolge la missione evangelizzatrice di San Giustino de Jacobis coincidono con l'attuale Eritrea e non tanto con l'attuale Etiopia, perché forse gli ascoltatori non sanno che la vecchia Etiopia si è divisa in due, c'è stata una guerra lunghissima e adesso è nata l'Eritrea,
e l'Etiopia vera e propria è rimasta Etiopia. Ebbene, dove lui fra l'altro è stato molti anni in Etiopia, ha fatto un sacco di cose importanti. 21 anni è stato in Etiopia. Tra l'altro lui arriva in Etiopia e è estremamente moderno nello stile di evangelizzazione, perché adotta quella che noi chiamiamo, con termine a noi contemporaneo, l'inculturazione, no? Adesso c'è il cosiddetto sinodo in Amazzonia, che vabbè, desta anche in alcune frange tradizionaliste non poche preoccupazioni, però noi abbiamo fiducia nella presenza dello Spirito, non abbiamo paura del futuro perché lo Spirito Santo riempie la Chiesa. Sappiamo che l'inculturazione non è cedere diciamo alle credenze e anche alle distorsioni delle culture in cui viene annunciato il Vangelo, ma prendere quel che di buono c'è nelle culture in cui si annuncia il Vangelo. Per esempio, lui scrive in una lettera che voglio conformarmi agli usi. Voglio conformarmi, non ho capito. Di scandalo. Non ho capito perché è saltata la voce. Allora, lui scrive così: voglio conformarmi agli usi e ai costumi locali dell'Etiopia in maniera da non essere mai oggetto di curiosità o di scandalo da parte dei semiti. Di tela bianca, pantaloni bianchi, un berretto di cotone a maglia. Vai, viene sempre la voce. Abissini. Ai piedi porto i sandali, pur cercando quando posso di andare scalzo come tutti quelli del paese. E diceva ancora: io ama il popolo a cui è mandato, ho in mano un bastone. Peccato, vai, viene sempre la voce, si sente e non si sente. Ah, non si sente, quindi praticamente va e viene la voce, e quindi ci sono dei tratti che ti sentiamo, dei pezzi che leggi che non abbiamo sentito. Ecco, praticamente lui adotta i costumi anche finanche nel vestire, e porta un bastone e un parasole, anche come si usava, veste come i monaci abissini, ha un mantello bianco, veste di bianco, dei calzoni bianchi, un berretto di cotone a maglia alto e resistente. E lui dice di amare persino il modo di vestire del popolo a cui è inviato. Ecco, lui prima in Abissinia va a Parigi a pregare sulla tomba di San Vincenzo. San Vincenzo era stato l'unico santo, perché era tenuto un filantropo, altri santi però risparmiano San Vincenzo perché lo ritenevano un uomo di carità. Pronto, sì? Sì, no, perché ogni tanto va via la voce. Infatti c'è una signora che ci sta seguendo, che saluto, Maria, dice: ogni volta che ci colleghiamo con Don Antonio è sempre così. Non so perché. Però comunque abbiamo capito quello che stai leggendo, anche se va e viene la voce. Insomma, era uno che ci teneva anche al modo di vestirsi, al modo di andare in giro. Sì, era uno che faceva inculturazione, quindi studiò la lingua, l'apprese benissimo la lingua, tradusse addirittura i catechismi di San Roberto Bellarmino, il catechismo romano, eccetera, tradusse nella lingua corrente, il tigrino che si parla in Etiopia. C'è da dire che gli etiopi non erano pagani. Gli etiopi ancora adesso, ma a parte quei pochi cattolici e i musulmani che ci sono cristiani, però appartengono ai cristiani cosiddetti precalcedonesi, cioè che hanno qualche difficoltà nel vedere l'umanità di Gesù, per cui loro considerano Gesù solo come Dio, ma hanno qualche difficoltà, anche se alcuni dicono che è solo un fatto di linguaggio, però comunque, ecco, sono separati da Roma
E sin dal Concilio di Calcedonia, che era c'è stato nel 451 dopo Cristo, appunto a Calcedonia, quando si sistematizzò la cristologia, quindi si disse che Gesù è una sola persona divina in due nature confuse, distinte, non separate. Ebbene, fin da allora la Chiesa etiope è staccata da Roma, e il sogno di San Giustino e dei papi è stato quello di ricongiungere questa cristianità antichissima. Tra l'altro, non so se chi ci ascolta sa che probabilmente l'Arca dell'Alleanza degli ebrei è conservata proprio in Etiopia, in un santuario a cui nessuno può accedere. Quindi, bello, vita, non so. Bellissimo. Sì, avevo letto qualcosa inerente a questo. Quindi, diciamo, però non lo fanno visitare. No, nessuno può entrarci. Nessuno può entrarci. Tanto è vero che alcuni dubitano, ma pare che gli israeliani hanno controllato con i loro strumenti. Pare che sia realmente l'Arca dell'Alleanza. Sarebbe emozionante, cioè, vedere una cosa del genere. Ma questo per dire che l'Etiopia non era pagana. Allora i cristiani etiopi li chiamavano scismatici, comunque anche un po' eretici, forse si esagera, non so, però nel clima ecumenico attuale sicuramente il metodo di ribattezzarli non va bene. Cioè, ci si dovrebbe ritornare ad essere cristiani tutti insieme intorno al Papa. Comunque, questo grande missione inizia un'opera di promozione umana, di evangelizzazione, che è un qualcosa di straordinario. Viene subito amato dalla società etiope, era divisa in modo feudale, per cui c'era, ogni regione aveva una specie di re che loro chiamavano Ras. E poi a capo c'era il Negus, che era l'imperatore a ben volere. E lui, in quella zona dell'Etiopia in cui si parlava la lingua tigrina, in quella zona dell'Etiopia inizia a svolgere un'opera straordinaria di evangelizzazione e di promozione umana. Addirittura accompagna una delegazione di etiopi ad Alessandria d'Egitto, e poi perché il patriarca di Alessandria doveva ordinare il vescovo responsabile dell'Etiopia, e poi li porta dal Papa. In un primo tempo tutto sembra andare per il meglio, ma il nostro San Giustino aveva fatto i conti senza l'oste. In questo caso l'oste era il diavolo. Perché? Quindi ha avuto, perché, diciamo, degli attacchi, delle ripercussioni durante la sua vita. Non li ha avuti il curato d'Ars, come li ha avuti padre Pio, come li ha avuti Santa Gemma Galgani, cioè un attacco fisico, ma tramite gli intrighi da una parte della chiesa etiope, che non amava questo vescovo santo tanto zelante che veniva da Roma, dall'altra parte gli intrighi politici, perché uno di questi Ras a un certo punto fa guerra agli altri e diventa un po' il padrone di Etiopia, e viene proclamato Negesti. Viene proclamato imperatore okay. dell'Etiopia, e lui si allea con la chiesa copta che c'era lì. Sì. E allora il nostro San Giustino, con i suoi seminaristi, tra l'altro il seminario lui l'aveva intitolato alla Vergine Immacolata, perché Santa Caterina Laburea, a cui apparve la medaglia miracolosa, era una vincenziana, quindi in certo senso apparteneva allo stesso ordine di San Giustino. Ebbene, tutti i seminaristi, i convertiti, tutti i preti che egli aveva ordinato, ebbene, vengono arrestati per 4 mesi. Ah,
per 4 mesi è stato in casa. Addirittura uno dei primi suoi discepoli, che poi era diventato sacerdote, che si chiamava Servo Michael, viene martirizzato ed è stato anche proclamato beato questo sacerdote, perché viene con una frusta fatta con una coda di giraffa, pensate un po', viene frustato a sangue fino a che non viene fatto morire. Quindi gli intrighi politici costringono questo vero apostolo, questo uomo instancabile, che poi tra l'altro viene ordinato vescovo, nominato vescovo, ma l'ordinazione episcopale è fatta di 5 persone, cioè in una capanna gli fanno una mitria di cartone, il cardinal Massai, quello che poi diventerà il cardinal Massai, il vescovo Massai, che era un altro grande missionario dell'Etiopia, un cappuccino, alla messa e mette una mitria di cartone. L'uomo è tutta una cultura. La vita di quest'uomo è tutto un poema. Purtroppo vai, viene la voce, Don Antonio, non ti sentiamo bene. Allora, la vita di quest'uomo è tutta un'avventura. La vita di quest'uomo è tutta un'epopea di amore per Dio e per il prossimo. E lui mette in pratica proprio il carisma della formazione dei sacerdoti. Quindi ho detto che fonda il seminario, ordina sacerdoti, converte, sì, le persone. Sì, insomma, fa un bel po' di cosine in 21 anni in Etiopia. Certo, ed è così forte la sua devozione alla Madonna che la gente lo chiama Abuna Jacob Mariam, perché, cioè, vede che significa? Il vescovo Jacob, perché De Jacobis era, sì, il cognome, però loro pensavano che il nome fosse Maria, perché lui aveva sempre il nome di Maria in bocca. Okay. E fino a che nel 1858 scoppia un'epidemia di colera anche i malati, eccetera, qualsiasi religione appartenessero, però poi viene preso dalla malaria. Intanto quell'imperatore lo perseguita ancora, e mentre fugge viene meno, il 31 luglio 1860 lui rende l'anima a Dio. E io descrivo il momento in cui egli muore. E poi descrivo l'ultima predica che lui fa, vi leggo l'ultima predica, sì, che lui fa. Speriamo di sentirti. Allora, si sedette su una pietra, guardò il cielo e coloro che stavano attorno a lui, e poi emise dei lunghi sospiri, si avvolse nel suo punto che la sua testa toccava le ginocchia. Pensavano che dormisse, ma no, si stava preparando a morire. Ahimè, ci stava lasciando per sempre questo nostro padre. Senza dubbio glielo aveva rivelato in quel momento. Volle confessarsi e ricevere gli oli e ricevere la benedizione. Poi radunò attorno a sé tutti i monaci, i seminaristi e tutti i fedeli che c'erano lì. Raccomandò loro la perseveranza nella fede cattolica, l'obbedienza ai decreti emanati da Roma e la sottomissione ai vescovi e ai sacerdoti che il pontefice romano aveva inviato. Dopo questo chiese l'unione dei santi, si stese per terra, fece posare una pietra sotto la sua testa e così ricevette i sacramenti. Terminata la cerimonia, si mise in ginocchio e chiese perdono a tutti i presenti per gli scandali, diceva lui, che aveva loro dato. Si sedette di nuovo su una... stava alla sinistra. Lo credevamo morto, ma ci sbagliavamo, perché doveva rivolgere ai suoi compagni ancora alcune parole.
di consolazione e di incoraggio. Figli miei, disse, io sto per morire. Di nuovo la testa si era per un istante raddrizzata, coprì il suo volto con il mantello e si addormentò nel Signore. Ecco, così muore un santo. E intanto pochi giorni prima, persecuzione, era malato e così addolorato in tutti i sensi, lui fece l'ultima predica che ci è arrivato, che è un capolavoro e che non la si può ascoltare senza commuoversi, ed è una predica che esprime tutto l'amore suo per i cristiani d'Etiopia a cui Dio lo aveva mandato. E queste sono le parole: nel mio cuore lo Spirito Santo ha piantato un grande amore per gli etiopi cristiani. Se Dio mi lascia un giorno, due giorni, quanti giorni vuole della mia vita, io la spenderò per voi, perché Dio me li ha conservati per voi. Voi siete i padroni della mia vita, perché Dio mi ha data sangue, venite, tutte le mie vene, fatelo scorrere tutto. È tutto vostro, voi ne siete i padroni, per le vostre mani io morirò contento. Se non vi piace di darmi così una morte che io bramo, allora tutta la vita che mi resta la voglio spendere per voi. Se siete afflitti, io verrò a consolarvi nel nome di Gesù Cristo. Se siete nudi, io vi darò la mia veste. Ammalati verrò a visitare. Se volete che io vi insegni quel poco che so, lo farò con grande piacere. Su questa terra non ho più padre, non ho più madre, non ho più patria, solo Dio mi resta. Questo cuore Dio lo possiede, e il popolo cristiano di Etiopia. Voi siete adesso i miei amici, voi siete i miei parenti, voi i fratelli e le sorelle, voi mio padre e mia madre. Vedano i cristiani d'Etiopia quel che c'è in questo cuore, Dio e il popolo cristiano d'Etiopia. Io farò sempre quello che vi piace. Volete che io stia nel vostro paese? Io ci starò. Volete che io me ne vada? Io partirò. Volete che io parli in questa vostra chiesa? Parlerò. Volete che stia in silenzio? Vi starò in silenzio. Io sono prete come voi, confessore come voi sono predicatore. Volete che dica la messa? La dirò. Non volete? Me ne andrò, non la dirò. Volete che confessi? Io confesserò. Volete che non predichi? Io non predicherò. Adesso che vi ho parlato sapete chi sono io. Se mi domandate dunque chi sono io, vi rispondo: un cristiano di Roma che è innamorato dei cristiani di Etiopia. Se qualcuno vi domanda chi è questo straniero, rispondete: un cristiano di Roma che ama i cristiani di Etiopia più di sua madre, più di suo padre, perché ha lasciato gli amici, i parenti, i fratelli, il padre, la madre, per venirci a vedere, per dichiarare. Mi avete veduto? Avete trattato, voi mi avete conosciuto, ditemi, vi ho dato scandali, ditemi, vi ho fatto del male. Credo di no, ma se non vi ha dato scandali, se non vi ho fatto del male, neppure vi ho fatto del bene ancora. Da oggi in poi io voglio mutare, io sarò non solo come il vostro amico, ma anche come il vostro servo. Etiopum semper servus, avete bisogno di me? Che fatica ascoltarti. Sono tutto per voi, lo ripeto. Voi, Signore, nel cui cospetto io sto, al cui cospetto io servo, voi sapete che quando parlo così non mentisco. Ditemi voi se questo non è un santo che dice queste parole. Beh, sì, infatti, peccato che non abbiamo sentito tutte proprio le parole che leggevi, perché non so perché, ma questa sera la diretta va così, va, viene la voce.
però da quello che abbiamo sentito, insomma, sono delle parole molto forti, molto profonde, comunque un santo che ha lasciato un grande esempio nel popolo etiope, non solo. E lui è rimasto lì e adesso al suo sepolcro in eredità, e vanno sia i cattolici sia sì, infatti, i copti. Volevo concludere, diciamo, la sua vita leggendo qualche informazione cronologica che lo riguarda. Il processo di beatificazione iniziò il 13 luglio 1904 sotto il pontificato di Papa Pio X e si concluse il 25 luglio 1939 essendo Papa Pio XII. Fu poi canonizzato nel 1975 da Papa Paolo VI. E la sua tomba, come stavi appunto dicendo, è visitata sia dai cristiani che dai musulmani. A San Vele, che è appunto la città natale, il 30 e il 31 luglio si svolge la festa in suo onore. E quindi ecco, abbiamo Io penso che se anche si è acceso un po' di curiosità per conoscere questo santo, che poi è anche un grande taumaturgo dopo la morte, i radioascoltatori per avere grazie al cielo, ma soprattutto conoscerlo, perché conoscere santi così ci fa capire che la Chiesa Cattolica è... Non ti sentiamo, Don Antonio. Corante di santità. È un po' disturbata la linea. Quindi magari ecco, concludiamo che ci dai una benedizione, così anche salutiamo i nostri amici. Sì, allora per intercessione di San Giustino, De Jacobis, Abuna Jacob, per intercessione della Vergine Maria, Regina dei cristiani d'Etiopia, Regina della Chiesa, Madre, Regina Madre della Chiesa, Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen, grazie, grazie nonostante la fatica. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie a tutti voi di essere stati con noi, vi invito insomma a seguirci sulla pagina Facebook di Cristiani Today mettendo un like e sul canale YouTube Rita Sberna, dove troverete tutte le dirette, tutte le puntate, e vi auguriamo una buona serata.